Il Chieti si conferma imbattibile in trasferta ed in rimonta espugna il Pasqualino Leonardi di Pietramelara. 2-1 il risultato finale per i neroverdi sull'Aurora Alto Casertano. Emergenza piena in difesa per Lucarelli, che manda in campo dal primo minuto di Renzo. Assente anche Mele, squalificato. A far girare la squadra c'è Mariani in attacco, prima da titolare per Orlando. Insieme a lui Fabrizi. Nel 4-3-3 dei padroni di casa trovano spazio Vita, Romeo e Maidana. Dirige l'incontro Filippo Ocret di Gradisca di Sonso. Gara vivace già a partire dai primi minuti, anche per merito dei padroni di casa, che fanno le prove del vantaggio già al secondo. Difesa del Chieti leggera, che dà possibilità a Vita di esibirsi in una bella girata in aria con la sfera che fa la barba alla traversa. Il vantaggio arriva al sesto dagli sviluppi di azione d'angolo, sfera che resta tra i piedi di Romeo, per il quale un gioco da ragazzi mette alle spalle di Fusco. Terza rete in stagione per la formazione campana, prima per l'attaccante. Il Chieti, colpito a freddo, ha un sussulto dopo il decimo minuto con Siragusa, il più attivo dei suoi. L'esterno servito sulla sinistra rientra bene all'interno del rettangolo verde, ma il suo destro è debole e centrale per impensierire Kuzmanovic. I teatini prendono le misure e biancorossi agguantano il pari dopo il quarto d'ora. Pallone in verticale che premia l'inserimento di Fabrizi, che salta il portiere ma si vede ribattere sulla linea la conclusione. La sfera però arriva sui piedi di Siragusa, che di piatto batte Kuzmanovic sotto la traversa. Prima rete in stagione per il giocatore arrivato dalla Ternana. Il Chieti continua a spingere, addirittura la mezz'ora potrebbe ribaltare la contesa. Di Mino sulla destra ha una marcia in più rispetto al suo marcatore ed arrivato in area serve all'indietro l'inserimento di Verna, ma da pochi passi spara incredibilmente fuori. Si rammarica il numero 10 per l'occasione sprecata. L'arrivo di Maidana dal Nereto ha portato un pizzico di qualità nei campani, che provano a mettere la freccia nuovamente al 37esimo proprio con l'argentino, ma la punizione da 20 metri chiama Fusco alla respinta in corner. I campani hanno un'altra occasione per andare al riposo in vantaggio, ma Vita, liberato da uno scambio corto, spara da pochi metri su Fusco in uscita. Nessun cambio ed inizio ripresa nei due undici, e come nel primo tempo sono i campani a rendersi pericolosi dopo 20 secondi. Sfonda Balsamo sulla destra, ma sul fronte opposto Dorta arriva in anticipo e non riesce a chiudere in rete. Occasione per i biancorossi anche al terzo, ma a dire di no a Romeo è Fusco, che mantiene così a galla i suoi. L'ago della bilancia sulla gara inizia a pendere dalla parte teatina quando Monteleone ferma una ripartenza ospite. Giallo per lui, il secondo, e doccia anticipata. Chieti con l'uomo in più ne approfitta e ribalta immediatamente la gara dal quarto d'ora. Calcio d'angolo battuto profondo da Mariani sul secondo palo, arriva puntuale Consorte, che trattenuto in qualche modo riesce a spingere il pallone in rete. Gioia per il classe 2002 al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato al Tolentino. Nella girandola di sostituzioni la gara scivola via fino al 43esimo, quando sempre dagli sviluppi di un corner è il neo entrato Longobardo a trovare l'incornata, ma la sfera si perde sopra la traversa. Nei minuti di recupero preme ancora l'Aurora alla ricerca del pareggio e potrebbe approfittare quando Fusco calcola male i tempi dell'uscita. La sfera arriva a Maidana, che non ci pensa due volte e gira verso la porta, ma è provvidenziale l'intervento di testa di Consorte. Al triplice fischio, festa grande in casa neroverde, che insieme ai propri tifosi giunti dall'Abruzzo festeggiano il quarto successo stagionale in trasferta. E domenica testa al derby contro il Pineto.